In questo comitato etico che il Faggio ha insediato oggi c'è anche il coraggio di confrontarsi con l'esterno. Assolutamente sì, dagli ultimi eventi che erano successi e che ci hanno purtroppo, ahimè, ispirato, il discorso del Vada Sabazia, il discorso del Borea prima che prendesse il Faggio e la gestione del Borea, ci hanno ispirato in questo senso. Noi vogliamo essere vigilati, vogliamo essere controllati, perché comunque io come Presidente mi sento in dovere di mettermi in gioco e di vigilare sulle situazioni, perché non posso essere sicura di quello che davvero succede nelle strutture. Spero e credo e ritengo che lavoriamo bene, però come diceva lei, il coraggio di confrontarsi ed essere controllati oggigiorno secondo me necessita. Un'attenzione, una cura che è verso i pazienti, verso gli operatori, ma anche verso le famiglie. Esattamente, certo, le famiglie sono parte importante dei pazienti che noi seguiamo, sia per quanto riguarda gli adolescenti e i minori, sia per quanto riguarda l'handicap adulto che degli anziani. Sono una parte molto delicata e io sono contenta che anche i parenti oggigiorno e queste famiglie in qualche modo abbiano da concentrarsi di più, perché magari hanno dei timori rispetto al trattamento dei loro cari, perché è giusto e doveroso, noi siamo obbligati a trattarli bene, a trattarli umanamente. Lo so, dovrebbe essere scontato, non sempre lo è, lo abbiamo visto appunto dagli ultimi tristissimi avvenimenti, e noi vogliamo proprio dare un'attenzione e un dialogo alle famiglie, ma soprattutto diciamo conquistarci la loro fiducia, ma coi fatti, non conquistarcela così banalmente e superficialmente. Per questo l'attenzione alle famiglie. Qualcuno ha parlato che c'è la necessità della competenza delle cose umane, con questo comitato etico questa competenza può aumentare. Esattamente, e il comitato etico è formato da membri di grande prestigio. Io per prestigio chiaramente intendo competenza, e queste persone hanno un vissuto e fanno un lavoro da anni e anni, per cui noi ci affidiamo a loro per poter così avere un aiuto, avere proprio una mano, perché nulla è scontato, come ripeto, noi abbiamo tanti servizi e quindi a volte penso, ritengo che le cose possano sfuggire. Come Presidente io ritengo di dover essere preoccupata, ma non una preoccupazione negativa. Io mi voglio preoccupare in modo che assieme a queste persone, ai membri di questo comitato, io possa avere un aiuto di una competenza diversa dalla mia, in quanto io chiaramente non posso arrivare in tutto. Il codice etico esisteva già da tempo all'interno del Faggio e oggi anche l'insediamento di questo comitato etico. Sì, l'insediamento del comitato etico è per noi un punto di arrivo, perché il codice etico di per sé era già esistente, però era, come dire, abbandonato in un cassetto, perché non era diventato un qualche cosa di operativo. Oggi abbiamo conosciuto i membri del comitato etico e queste persone con le loro competenze e le loro professionalità ci daranno una mano a rendere operativo quello che era soltanto una linea di indirizzo, una linea di programma.